Il film più bello di Dragon Ball? Allora, secondo me se la danno. Il cammino dell'eroe, se non erro, si chiama così. È quello. È il remake della saga classica di Dragon Ball. Quello è figo, secondo me. E poi Janemba, ma perché Janemba veramente, bimbi, è quello che secondo me doveva essere Dragon Ball dopo Majin Buu. Cioè, una azzata continua dove praticamente non ci si prende mai sul serio. E dove ci sono sì mazzate ma anche gag alla Toriyama, cioè Janemba era un perfetto equilibrio secondo me, perfettamente Io bilanciato. non ho mai capito le critiche sulle scene sulla Terra che sono animate male. Non sono animate male, sono appositamente fatte con quello stile Ma retro. simpatico, poi Appunto. c'erano i bordoni neri A me fa intorno. troppo ridere, cioè, però quello è molto Toriyama questa cosa di far ridicolizzare così tanto tutto quello che accade sulla Terra. Ma poi c'è Vabbè. Hitler, cazzo. Ammazzateli! La battaglia Uccideteli! finale dura uno sputo, purtroppo, però hanno recuperato col film di Broly, Vabbè, insomma. diciamo Però. che la battaglia finale, cioè il combattimento principale è Janemba contro Goku Super Saiyan 3. Cioè, e Quella è poi. bellissima. Che doppiaggio, Che veramente. bella Che metamorfosi. bella meta. Sai, Osa, con soldi di Espio mi ci compro l'acetato di Janemba. Guarda, vado subito a comprarlo. Vai, Sì. vai. Aspettate, aspettate perché ci siamo scordati un film Eroi. bellissimo, che non abbiamo citato, che è L'eroe del pianeta Konatz. Conat, sì, quello è Con bello. Sai che non Konatz. me lo ricordo? Qual è Bellissimo. quello con Con Tapio? Dapio Tapio, mi sembra. nell'Ocarina. Sì, sì, Tapio. sì, sì. Ah, Sì, ok. Che si bellissimo. chiama Hildegard, il mostro lì. Mi viene a Non me lo mente, ricordo. siamo. Sì. Era il livello grosso, Bellissimo. Hildegard. Cosa Guns? Era Con bellino Link quel film. di Dragon Ball. Sì. Carina, effettivamente. Poi Broly, vabbè, siamo al top. Bio Broly. Ah no, Bio Broly, Bio siamo al Broly top. no, ragazzi. Bio Broly c'è Tanta stato un roba, errore nella comunicazione tra di loro. eh? Ah, è vero, a me piaceva quello di Slug, quello col Il Super slug era Saiyan bellino. originale, il Super Saiyan Ah, sì, non originale. era male anche quello. Sì, mi Però era ricordo. ganzetto. Vabbè, il Super Sì. Saiyan originale era tanta roba, con gli occhi bianchi, l'aura gialla e capelli neri. Tanta Ma roba. Bellissimo. a me per esempio piaceva quello di Metal Cooler. Che sembrava invincibile. Sta. Ma più che Però altro lì si vede per non la prima volta Goku e Vegeta in forma Super Saiyan che combattono è vero. È insieme vero, però. Anche contro un nemico. quello è Fanno. bello. Poi vabbè, cioè, sono un po' di riferimenti kubrickiani, non male. Lì però era GT. No, No? no, No, Cooler no. A proposito di no. GT, il più brutto fatto in edizione Blu-ray è lo speciale di Goku Gaiden, cioè Ah, là c'è proprio ok. il 4/4. Bello. Ah, una cosa invece, i nuovi film, quello dove c'è di Broly, insomma, quello nuovo. A me mi ha fatto cagare in una maniera clamorosa. Quello di Broly, beh, preso per quello che è divertente. No, boh, Mamma sì, mia. boh, può darsi, però a me non. Cioè, proprio io non l'ho trovato appassionante, cioè. Allora, io taglierei tutto il film e prendere solo la sequenza di Gogeta e Broly, dove si picchiano. Basta. Ma è fatto male anche quello, E tutto il la film. trasformazione di Vegeta in Super Saiyan, quella è bella. Poi, Ma più o meno è canzone. che ho messo il fanservice di Gogeta, però il combattimento è fatto malissimo in quel mondo tutto strano, poi Sì, brutto. quello mi ha fatto cagare, ma quello fatto, penso ha fatto cagare a chiunque, anche a chi l'ha fatto. Cioè, della Bello. serie dobbiamo mettere per forza questa parte fatta in 3D perché ci hanno pagato, perché Che dobbiamo far vedere che strana siamo come bravi a cosa. fare il 3D.